Match winner, legge dell'ex e palla nel sacco e soprattutto un risultato che ci riconcilia un po' con tutte e tutti. Sì, sì, è stata una sorta di liberazione, che comunque questa partita l'aspettavamo da un po', forse ci aveva un po' anche incrostato il cervello proprio pensare a questa, a questo scontro diretto. E lo sai, mi viene sempre un po' da pensare a quello che si è buttato un po' indietro, però è inutile stare a pensarci, si farebbe lo stesso errore di prima, quindi pensiamo ora a macinare e a rimettere, a rimettere un bello scalino. Aspetti? E quindi niente, ti ripeto, ci voleva, è stata una settimana, insomma tre giorni, puoi immaginare, perché insomma un cambio radicale che non ci aspettavamo, questo è poco ma sicuro, però il calcio è questo, insomma. Non ve l'aspettavate, però dopo la partita di Piacenza magari un piccolo sospetto poteva anche venire fuori, perché ora per fare anche una domanda, diciamo, tra virgolette cattiva, era così difficile giocare a Piacenza in questo modo come stasera? Ma guarda, allora, sai, da fuori le cose sono diverse, cioè noi eravamo e adesso siamo un nuovo gruppo di lavoro. Immagino anche voi, insomma, tra di voi lavorate e sapete cosa vuol dire avere un gruppo di lavoro. Quando un gruppo di lavoro viene cambiato, insomma, trasformato, sostituito, è logico che si abbia un po' di, ci sia, insomma, lì un po' di delusione, un attimino di, ti posso dire, essere un po' spaesati, credo sia piuttosto normale. Noi abbiamo l'obiettivo in testa che è quello, e dispiace per quello che è successo a Sottil, a Facci, a Pecini. Io, insomma, ci tengo a ringraziarli per tutto quello che ci hanno dato, perché è stato davvero tanto, e adesso dobbiamo, come si dice, smaltire e ripartire. Quindi siamo ripartiti e dobbiamo continuare senza fare tante chiacchiere fuori dal campo, ma pensare solo a quello che c'è da fare lì dentro, soprattutto sfoltiti di testa, no? La testa ripulita, tra virgolette, almeno in parte. Ma sì, sai, quando poi viene una vittoria dopo un momento così è facile dire, insomma, credo che noi abbiamo ancora molto da lavorare per riprendere il nostro cammino, perché anche stasera, insomma, il Siena ha fatto una bellissima partita. Senti, un'ultima cosa a questo punto, visto che il capitano non è di là, e da un punto di vista tecnico c'è stato ovviamente poco tempo per poter cambiare qualcosa, però mi è sembrato che, diciamo, come dire, soprattutto in difesa la squadra si è presentata più, diciamo, compatta, cioè mi sembra che l'allenatore vi abbia chiesto di stare tra centrocampo e difesa più vicini a proteggere, diciamo, appunto l'area di rigore. Ecco, sì, questa è stata la mia impressione. Guarda, mister Foschi, che è una persona molto intelligente, per quanto ho potuto conoscerlo in questi giorni, è molto preparato, ha capito benissimo che subentrando, avendo un giorno e mezzo per la partita, si è sicuramente basato molto su quello che avevamo già di nostro consolidato e ci ha messo qualcosina in più per cercare di metterci, insomma, qualcosa di diverso, e tutto questo insieme è riuscito a farci tirare fuori questa partita, ma ti ripeto, dipende molto da noi.